perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ragazzi, ho appena finito di editare questo video e io adesso vi lancio una sfida. Se questo video raggiunge 300 like, oltre a portare un nuovo episodio di questa tipologia di Sleep Google, nel prossimo episodio andrò a mettere come bonus io che canto l'abominio che vedremo a fine di questo video con l'autotune sulla base della sigla ufficiale. Quindi ragazzi, spetta a voi la mia prossima figura di merda. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Sleep Google, la serie che come ben sapete si occupa di scovare il cancro a tema Pokémon sul magico mondo di internet. Ma quest'oggi ragazzi andiamo a fare un episodio molto particolare, perché quello di oggi non è uno Sleep Google come tutti gli altri, bensì è uno Sleep Google Translate. Ragazzi, che cosa andremo a fare in questo video molto particolare? Andremo a prendere una delle più famose l'italiano non è un'opzione e lo capiremo molto bene qua dentro. Dicevo, andremo a prendere una delle canzoni più famose a tema Pokémon, ossia I Wanna Be The Very Best. La andremo a tradurre in italiano su Google Translate per vedere l'abominio che internet ci propone su questa canzone. Ma per fare una cosa fatta bene, visto che siamo veri youtuber, andremo a tradurre la canzone prima in varie lingue dalla dubbia provenienza, per poi andare a prendere quella in italiano e tipo ucciderci dalla voglia di morire. Della serie che dovrei prendere tipo... aspettate. Ora sono pronto, signori. Quindi noi abbiamo il nostro libro, apriamo su una pagina a caso, tipo la poetica del... Ho distrutto il microfono. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare una poesia adatta per noi. Oh, perfetto, perfetto, eccoci qua. Bombardamento di Filippo Tommaso Marinetti. Ogni 5 secondi cannoni dal sedio sventare spazi con un accordo tum tum. Questa sarà più o meno la traduzione che andremo a fare oggi. Ma bando alle ciance, Marinetti, voglimi bene, ti chiami Marinetti, sì, perfetto. Andiamo con le nostre traduzioni. Benissimo, partiamo da questa traduzione che è quella normale in italiano. E visto che ci ho già provato, traduciamo questa canzone nella lingua di Oddish. Lo Yiddish, perfetto. Lo Yiddish è questa lingua particolare della quale la provenienza non mi interessa assolutamente sapere. Poi giriamo da questa parte, già è cambiata quella inglese, perfetto, ci piace. Andiamo a scegliere un'altra canzone, un'altra lingua molto particolare, ad esempio una lingua tipo il Lao, una lingua famosissima. Non mi chiedete dove cazzo siano parlate queste lingue, io non ne ho idea, sono abbastanza ignorante in materia. Perfetto, allora, interessante la traduzione in Yiddish che viene totalmente cambiata, anche di lato proprio. Poi qui vediamo un po' un'altra lingua, il Sesoto. In Sesoto gradirei veramente una grande traduzione in Sesoto, grazie. Cioè tipo in 68 caratteri. Ok, e poi prendiamo l'Afrikaans giustamente perché non siamo razzisti. Perfetto. Adesso il nostro Afrikaans lo faremo diventare italiano. Signori miei, I Wanna Be The Very Best in italiano è... Sarò il migliore. Sarò il migliore. Pensavo peggio. Sarò il migliore. Nessuno è mai esistito. Scusa, nessuno è mai esistito. Qua l'autore ci pone davanti a un quesito importantissimo dai tempi di Amleto. Essere o non essere? No, non sei. Tu non sei mai esistito. Riguarda il mio vero test. È la mia ragione per addestrarli. Oh, la sta traducendo decentemente. A parte nessuno è mai esistito, ma la sta traducendo decentemente. Questa mi sembra una cosa incredibile. Andrò in tutto il mondo, cerca ampiamente. Impara i Pokémon per capirlo. Potere dentro. Pokémon li hai presi tutti, ahimè, cioè tu li hai presi tutti i Pokémon, ma ahimè, tu mi hai, hai mai, hashtag hai mai, So dove sto andando, Pokémon sei il mio migliore amico, dobbiamo proteggerci dal mondo. Cioè immagino tipo il mondo, il pianeta Terra proprio fisicamente che arriva addosso ad Ash e a Pikachu e dobbiamo proteggerci dal mondo. Giustamente, io sono d'accordo con Ash, cazzo. Anch'io mi do... Aia, mi sono fatto malissimo. Pokémon, preso tutto.
Questo è vero, il nostro capo ci porterà via. E riferimento probabilmente alla mafia italiana nella quale probabilmente Ash e Pikachu sono finiti nel loro lungo trascorso in Italia a studiare per l'appunto la lingua con la quale è stata scritta questa opera d'arte moderna. Lui mi ha insegnato e io ti insegnerò, per farlo amerai e tutti. Per farlo amerai e tutti. Cioè, amerai e tutti. Yeah! Che vita di merda. Problemi in ogni senso. Cioè, è disabile, poverino, è cieco, è sordo, non sente col tatto, ha problemi in ogni senso. Cioè, ogni suo senso c'è un problema, anche il sesto. Prenderò coraggio, combatterò tutti i giorni. Cerchi il mio posto giusto. Ecco, questo qua sul Freccia Rossa, ragazzi. Questo qua probabilmente in questo frangente di poesia il poeta si era accinto a prendere un Freccia Rossa e non trovava il suo posto, perché tutti sul Freccia Rossa se ne fregano dei posti, Dio Cristo, e pigliano i posti a minchia loro. Cerchi il mio posto giusto. In questa poesia il poeta esprime per l'appunto uno che è un suo dubbio angosciante che gli attanaglia il cuore. Hashtag save the poeta, perché qua abbiamo un poeta che ci scrive questi testi. Dobbiamo creare una nuova figura mitologica, la figura mitologica del poeta. Ne abbiamo bisogno su questo canale, non l'abbiamo ancora fatta. Mamma mia, che tristezza. Vieni con me al momento giusto. Oh, you touch my tra-la-la. Nessun gruppo è buono, cioè, perché voi sapete, no, che i gruppi sanguigni non tutti sono buoni. Ma braccio a braccio vinceremo questa battaglia. Sono sempre i nostri sogni. Cioè, allora, proviamo a interpretare tutto ciò. Allora, vieni con me al momento giusto. Cioè, non... Oh, you touch my tra-la-la. Nessun gruppo è buono. Braccio braccio, appunto, per il prelievo del sangue. Vinceremo questa battaglia tramite prelievo di sangue, per l'appunto. Sono sempre i nostri sogni. Cioè, io spesso sogno di fare dei prelievi del sangue. Quindi questa è la nostra traduzione. Interpretazione del testo, è molto criptico. Pokémon deve tenerlo tutto. È bellissimo. Allora devono prendere tutto. Devo tenere tutto. Perfetto, perfetto. Scusa. Lui mi ha insegnato, io ti insegnerò. Lui mi ha insegnato, io ti insegnerò. A proposito di mio marito. Che cazzo vuol dire? A proposito di mio marito, per arrestarmi tutti. C'è qualcosa che puoi trovare? Prenditi cura di tutto. Ma che cazzo vuol dire a proposito di mio marito? Non dovevo farlo questo video. A proposito di mio marito, per arrestarmi tutti, c'è qualcosa che puoi trovare, prenditi cura di tutto. È così. Pokémon, per raccogliere tutto, cioè tipo così. Tipo così, raccogli, prendi i fili, li raccogli, raccogli tutto. Pokémon, per raccogliere tutto, siamo io e te, so dove sto andando, Pokémon, sei il mio migliore amico, dobbiamo proteggerci dal mondo, Pokémon è tutto preso, è un vero cuore, il nostro capo ci porterà via. Vabbè, la parte finale non c'entra niente, però. Ok, perfetto. Allora, è stata una sofferenza, signori. Minchia. A proposito di mio marito, per arrestarmi tutti, raga. Questo qua potrebbe veramente trovare. Guarda, aspetta, se cerco in fondo al mio libro, a pagina 1013, secondo me la troviamo questa. Eccolo qua. Com'è il titolo? Sarò il migliore. Che poi l'ha fatta anche bene come traduzioni, perché ne ho viste di peggiori. Quindi, cioè, nel senso, per rendere l'idea, no? Bene ragazzi, questo video si conclude qua. Io spero che non abbiate contratto strane malattie nel vederlo. Se non è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale. Mi raccomando, nei commenti fatemi sapere se volete vedere altri episodi particolari di Sleek Google in questo modo. E se per l'appunto li volete vedere, lasciate anche un mi piace di supporto. Magari nei commenti consigliatemi che cosa tradurre. Io ho già delle idee, tipo tradurre dei dialoghi strappalacrime con delle merdate. Quindi nulla, mi raccomando ragazzi, vi invito anche a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e varie malattie che si susseguono su questa piattaforma. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!
Che video di merda, che video di merda. Dio.